Nonostante la pioggia insistente, il 18 gennaio si è tenuto a Milano un presidio per denunciare i danni sull'ambiente e sulle persone provocato in Ecuador dalla multinazionale Chevron Texaco, un caso parallelo a quello di altre multinazionali che operano in tutto il mondo, come in Italia i casi più recenti della ThyssenKrupp a Torino e dell'Ilva a Taranto. Siamo qui insieme ad altre manifestazioni in Spagna, in Svizzera, in Belgio. Siamo qui per denunciare l'impunità delle multinazionali. La che tiene nella mano è la mano sucia della Chevron. Quella che tieni nella mano, quella mano nera, è la mano sporca della compagnia Texaco Chevron. Sì. Ci vuoi dire perché? Esto representa la unión de toda la gente consciente en contra de la contaminación que ha hecho la empresa Texaco Chevron. Por ejemplo, en nuestro país, desde la década de los 70, Chevron ha ido a excavar, a sacar petróleo, pero lo ha hecho en forma discriminada. Ha dejado pozos, ha dejado ríos, a gente contaminada. Tenemos más o menos a 30.000 familias que sufren de enfermedades a causa de la mala, digamos, extracción del petróleo, porque hay otras formas saludables de hacerlo. Podemos sacar la riqueza que está debajo de nuestro suelo sin contaminar nuestros ríos, nuestra diversidad, nuestra fauna, nuestra flora, que el oriente ecuatoriano, la Amazonía del Ecuador, es inmensamente rica. Es una jornada europea. Estamos indistintamente en Suiza, en España, en Reino Unido y en otros países europeos que a eso no lo recuerdo. Por eso le hemos llamado el día de hoy la jornada europea, no a la impunidad, no a la contaminación de nuestras selvas, de nuestros ríos, de nuestros ciudadanos autóctonos que viven y vivirán para siempre en nuestras regiones amazónicas. L'esempio dei danni ambientali prodotti dalla Texaco Chevron è l'esempio che i nostri padri costituenti avevano ragione, vale a dire il libero mercato, come le imprese, il capitalismo non può essere lasciato a se stesso, deve avere il controllo pubblico. Noi abbiamo una Costituzione in cui questo viene sancito. Diciamo che la Chevron Texaco diventa un esempio emblematico sotto molti aspetti. Noi abbiamo l'articolo 41 nella Costituzione italiana che prevede la tutela e l'appoggio alla proprietà privata quando essa è finalizzata al benessere pubblico. Questo implica che appunto sia necessario un controllo pubblico, cioè a tutela dei cittadini e delle cittadine, di qualunque attività privata. Chevron Texaco ne è l'esempio perché ha contaminato delle pozze acquifere, una zona dell'Amazzonia molto importante, ma rappresenta ancora di più un esempio perché è stata condannata da un tribunale a risarcire 19 miliardi di dollari che non intende pagare, e questa causa è stata portata avanti da un gruppo di cittadine e cittadini dal Frente di Difesa dell'Amazzonia. Diventa un esempio quindi di come i cittadini e le cittadine possano e debbano chiedere giustizia, e diventa un esempio per noi e anche per chiedere ancora, come si fa da molto tempo, che ci sia e venga istituito un tribunale internazionale per crimini economici. In Italia noi abbiamo avuto dei casi che vanno dalla ThyssenKrupp a Torino, che per negligenza, per aver dismesso i sistemi di sicurezza, ha condannato a morte 8 operai bruciati vivi nel 2011, o abbiamo degli esempi come l'Ilva nel sud d'Italia, dove i lavoratori sono costretti a scegliere se morire di cancro o morire di fame. Rifondazione Comunista partecipa a questa giornata europea contro la Chevron perché rappresenta appunto un anticapitalismo militante. Noi siamo in una situazione in cui l'Unione Europea intende siglare un accordo di libero commercio con gli Stati Uniti, dove sarà il diritto commerciale a prevalere sul diritto internazionale in caso di controversie. Questo implica che appunto le multinazionali, che oggi rappresentano l'emblema del capitalismo, l'emblema del libero mercato lasciato a se stesso, non solo possono continuare a danneggiare Chevron, ha inquinato in Nigeria, in Polonia, in molte parti del mondo, ma continuano a poterlo fare con un'assoluta impunità alla quale noi chiediamo che venga messo uno stop, venga messo basta.
correr del día. Es como un año esta noche fría. Es más negra y me sabe amarga. No había visto una noche tan larga. Es la primera noche que sin ella vivo. No sé dónde, si habrá metido justo las piezas que ocasionaron este fallo. Posso lasciarmi un volantino? La questione dell'inquinamento che voi denunziate per la Texaco Chevron, che è stata peraltro condannata dalla giustizia ecuadoregna, è una questione che dovrebbe interessare tutti, soprattutto un paese in cui, come l'Italia, in cui ha molti siti inquinati. Sì, esatto. Esatto, infatti noi siamo proprio qui per questo. In realtà questo caso specifico delle persone dell'Amazzonia, dell'Ecuador, sono solamente uno dei tanti casi emblematici per porre fine a questo abuso delle multinazionali che hanno sempre fatto quello che volevano, soprattutto nei paesi più poveri in via di sviluppo. L'Italia non è uno dei paesi poveri né in via di sviluppo, ma comunque ha tantissimi problemi, soprattutto da 10 anni a questa parte. Anche recentemente sappiamo che ci sono molti problemi anche da questo punto di vista, sempre dell'inquinamento. In realtà questo problema è mondiale ed anche italiano, perché se si cerca di risolvere una volta per tutte questa prassi che è sempre il più forte vince contro il più debole, allora forse le cose potranno cambiare anche per l'Italia, che non è ancora arrivata ad un punto magari troppo forte, troppo miserabile, diciamo così, da un punto di vista dei diritti umani. Però se non fa nulla anche l'Italia, può essere che fra non molto si ritrova nella stessa situazione dei paesi poveri come Nigeria e l'Ecuador in questo caso. Quiero cantar, sì señor, a mi lindo Ecuador. Dopo un processo durato più di 20 anni, nel 2011 il Tribunale Supremo dell'Ecuador ha condannato la Chevron Texaco a risarcire dei 19 miliardi di dollari al fronte di difesa Amazzonia, che rappresenta più di 30.000 cittadini e cittadini. De 1993, nuestro país, nuestros ciudadanos ecuatorianos inician una causa en los Estados Unidos a la Chevron. Desde entonces, la Chevron ha hecho de todo, ha movido todas sus influencias para poder traer el caso y transferir este caso al Estado ecuatoriano. En esa época, la compañía Texaco decía que nuestras empresas, que nuestros jueces, que toda nuestra corte era idónea para tratar el caso. Actualmente no lo piensa así. ¿Por qué? Porque en el año del 2011 el Tribunal Ecuatoriano de la Corte Suprema del Lago Agrio condenó a la Chevron a resarcir al Ecuador y a sus afectados en 19 mil millones de dólares. Esto aún la Chevron no ha podido, no ha hecho, no ha querido poder resarcir a ninguno de nuestros ciudadanos que han sido afectados. Justamente los países de América Latina se están uniendo para tratar de solucionar, de buscar una solución, porque tenemos que tutelarnos. No pueden estas grandes transnacionales calpestar y pisotear todos los derechos humanos y ambientales. Muchas gracias por venir, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, estamos con el cónsul del Ecuador en Italia, en Milán. Sí, buenas tardes, muchas gracias a ustedes, compañeros, amigos.
personalidades del mundo civil, político, religioso, a toda la comunidad internacional que nos está apoyando en esta justa causa contra este grande problema que nosotros estamos atravesando como país. Para ti, la política del profitto puede convivir con la política de la justicia social. Hasta el año 2007, cuando llegó al poder un hombre que se llama Rafael Correa, que es el gestor de la Revolución Ciudadana, las empresas petroleras se llevaban el 80% de nuestras resources petrolíferas. Después de unos años de haber hecho un estudio minucioso de la situación, el gobierno propuso nuevos contratos petroleros a las empresas que realmente querían explotar limpiamente el petróleo. ¿Qué significa? Explotar el petróleo sí, pero no ir en contra de la vida, no ir solamente a buscar el profito económico, sino a hacer que estas utilidades se socialicen y alcancen para el pueblo amazónico, que ha sido el que más riqueza ha dado a nuestro país y por siempre ha estado rezagado, ha estado dejado en el abandono. Pero para bien de nuestros ciudadanos, para bien de nosotros ecuatorianos, con el gobierno de la Revolución Ciudadana ha cambiado toda esta situación. Porque en este momento tenemos, gracias a la limpieza de los contratos petroleros que habían anteriormente, a nuevas formas de cómo trabajar, el Ecuador en este momento goza del 80% de sus resources y el 20% para las empresas que anteriormente saqueaban nuestras riquezas. Gracias a esto también a un hombre visionario como Rafael Correa Delgado, que es nuestro compañero presidente. Chinito, ven pronto a comer. Negro cochinito, ven pronto a comer. ¿Qué te están llamando? ¿Qué te están llamando?